Dopo la dura presa di posizione sulla sanità del gruppo consiliare Termoli Bene Comune Rete della Sinistra, a scendere in piazza sempre a Termoli questa volta è Rifondazione Comunista. In piazza Sant'Antonio la campagna nazionale a difesa dei più deboli, meno abbienti, precari, sfruttati e sottopagati. Manifestazione caratterizzata anche dalla forte richiesta dello sblocco della cassa integrazione per tanti, troppi lavoratori che non l'hanno ancora presa e del reddito di dignità. Striscione alla mano il segretario regionale Pasquale Sisto, la sindacalista Stefania Fantauzzi ed il coordinatore del Circolo Adriatico Francesco De Lucia hanno manifestato contro le politiche del governo Conte. Siamo qui per chiedere al governo di mettere in atto ancora misure più adeguate per la situazione. La situazione del Covid che ha visto migliaia di lavoratori e lavoratrici vedere perdersi il posto di lavoro. Quindi siamo qui in piazza per chiedere innanzitutto la cassa integrazione per quei lavoratori che non l'hanno ancora percepita, perché ci sono alcune situazioni gravi e drammatiche, e inoltre siamo in piazza perché, per chiedere il reddito di dignità, quindi più liquidità per chi oggi purtroppo dalla crisi è attanagliato.